Ma guarda, è stata una partita di grande intensità, una partita che alla fine è venuta come ci aspettavamo tutti, no? Contro due squadre che hanno cercato in ogni secondo di contrastarsi, superarsi e alla fine è risolta da palle perse, recuperate, episodi. C'è da dire che dove noi abbiamo avuto magari qualche pallone che potevamo sfruttare meglio per vincere e dove abbiamo perso qualche pallone, soprattutto in un paio di rimbalzi veramente decisivi, in cui loro sono stati anche reattivi nel prenderla. Quindi abbiamo avuto le nostre occasioni, dall'altra parte comunque le abbiamo avute in una partita in cui Veroli è stato avanti, cioè al di là di qualche momento del primo quarto. Non possiamo togliere il fatto che noi abbiamo sempre con grande carattere, con tecnica, con capacità, però ricucito strappi nell'andamento della gara, sia nel primo tempo che nel terzo quarto. Per cui uno gioca sul fatto, anche se non vale, che ai punti non si può dire che non meritassero la vittoria. Però dall'altra parte noi che abbiamo fatto quattro partite in trasferta, che abbiamo fatto comunque su e giù, in continuazione, che abbiamo giocato anche noi come loro, che venivano da Casale, no? Dietro l'angolo, tre partite in una settimana, dovevamo fare i conti su questa cosa. Noi abbiamo preso fiducia nell'intervallo perché, così, sulla storia che nelle precedenti partite a Veroli, alla fine del primo tempo, i conti erano un po' meno aperti. Bravi loro, però in determinate partite invece noi abbiamo ricucito strappo. Siamo entrati facendo bene le nostre cose e onestamente siamo stati anche in grado di ricucire l'ultimo. Secondo me dovevamo trattare un attimo meglio certi palloni perché non era una serata in cui al tiro da 3 punti eravamo prolifici come magari siamo. C'è il merito della difesa degli altri, c'è magari un passaggio in più nostro da fare, c'è il fatto che ti costringono a non farlo. È sempre un mix, non possiamo stare qui a parlare, però. Adesso focalizzando sulla mia squadra, al di là dei meriti degli altri, la situazione di passaggio in più per andare a tirare da due o andare a prendere qualche tiro libero in più perché ne abbiamo tirati troppo pochi era fondamentale per poter riuscire. Poi invece alla fine, secondo me, siamo stati anche bravi ad entrare, a crederci, a toccare la palla, forse avere quell'intensità difensiva che dovevamo avere un po' prima, nel senso di contrastare, di metterci sulla linea di passaggio, di disturbare, di fare meglio. Però noi abbiamo tirato per andare a più uno, abbiamo tirato per pareggiare, quindi adesso non me li ricordo tutte, però abbiamo fatto comunque quel qualcosa che poteva portarci a vincere la partita. Quindi torniamo a casa almeno con il dente avvelenato perché sappiamo che queste due situazioni sono fondamentali quando si gioca fuori casa, altre volte le abbiamo sfruttate, questa volta meno, però mentre dico questo faccio i complimenti a Veroli perché è una vittoria che è combattuta e sofferta ma anche meritata. Avete avuto la conferma tra l'altro che un grande reparto lungo, peraltro composto tutto da italiani. Oggi sta facendo una bella partita Luca Lectaga che avrebbe mandato anche in quintetto base, poi ha giocato soltanto 21 minuti, ecco, meritava forse qualche minutaggio in più, perché proprio quando lui è andato in panchina, Veroli ha allungato. Sì, io, sai, è un discorso legato al suo, cioè questi 21 minuti fatti con queste percentuali, con questa tenuta, sono esattamente figli dello step che sta facendo e che il cui percorso direi quasi concluso per poter essere, ne parlavamo a Ferentino. Non è ancora massimo in fase di riscaldamento previsto che si tra l'altro. Sei stato tu a chiedermelo e vedi come già nelle 2 settimane successive, quanto è passato, due c'è stato quel passo in più. Poi è chiaro che senza Cittadini, con Carenza, con Samuel c'era un dinamismo e c'era una piccola difficoltà nostra a giocare in post basso con lui e quindi io anche un po' ho cercato gli accoppiamenti migliori. E ogni volta che volevo andare lì c'erano quei punti da recuperare, quindi quintetti più dinamici o più veloci da mettere in campo. Però alla fine, se ci pensi, insomma, la partita è venuta e ci siamo quasi riusciti. Probabilmente il passo ulteriore è cercare di condizionare un po' di più il nostro gioco a servirlo quando magari può essere fisicamente in vantaggio, come in 2 o 3 minuti.
stato e ha segnato da dentro l'area contro Carenza. Oggi invece chi viene un po' meno è Trici, che non, anche quest'oggi non ha reso. Ma non so, lui, sai, alle volte quando questi giocatori fanno grandi performance, tu sai che essendo giovani ed essendo giocatori insomma che stanno piano piano entrando nel sistema europeo, trattino Italia, trattino Trento, trattino Lega 2, glielo dici e non è detto che giochino bene, ma se non glielo dici, io ho cercato in questi 2-3 giorni di parlare con lui in modo da focalizzare l'attenzione su quello che doveva fare. Marcato bene, un po' lui non ha trovato la serata migliore, tante cose messe insieme. Se ne devo trovare una, non sono riuscito a fargli capire bene che doveva finire di attaccare. Sembra una cosa molto stupida, però lui l'uomo lo batteva, ma si fermava magari per cercare un assist, un arresto tiro, cioè doveva attaccare di più il ferro per andare semplicemente a cercare canestro, e probabilmente questa cosa l'avrebbe messo un pochino più in partita. Però su questa situazione un po' ogni tanto divaga, ancora sinceramente io sono tranquillo perché è un giocatore che si sta facendo per il nostro campionato. Ecco, qua c'è il big match di questa stessa giornata. Big match. Pensato quest'anno. Tra due delle cinque squadre in testa alla classifica, comunque le due squadre che forse hanno offerto il basket più efficace. Ecco, la prendiamo la seconda. Facciamo che era la sfida tra le due squadre che hanno così probabilmente preso quello che hanno meritato di prendere, ed era, vabbè, il match capisco anche perché uno dopo 4 partite ne aveva vinte, però fondamentalmente io credo che siamo stati capaci in questo mese e mezzo, tutte e due le squadre, di costruire un'identità, di giocare una buona pallacanestro, di giocare sempre in maniera precisa sui campi. Ci siamo trovati insomma in una settimana molto difficile e io sono contento di aver fatto una partita di trasferta così. È chiaro che sarei stato più contento di vincerla, però era fondamentale ed è sempre fondamentale, perché il campionato è lungo, mantenere un'identità precisa, combattere e lottare tutte le partite, perché poi alla fine i valori vengono fuori. E se qualcuno sbaglia, squadre come la mia, mi permetto di dire, come quella di Marco, devono essere pronte a fregare gli altri, se posso permettere questa cosa, che se no lui non la dice. Senti, un'ultimissima domanda, fine settimana è stato dato il premio MVP a Davide Pascolo. Tu come allenatore, se ce l'hai avuto già l'anno scorso, tanto ti senti particolarmente responsabile di questo salto? Lui è un ragazzo, anche stasera nella difficoltà, nelle situazioni, comunque è capace anche di crescere durante la partita, medie, rimbalzi anche stasera. È un giocatore che sta facendo dei passi veramente logici nella sua crescita. Quindi si impegna, si allena, è una carta assorbente, si cerca sempre di migliorare, perché non parliamo mai della capacità dei giocatori di voler migliorare ogni volta, invece ci sono quelli che ogni mese, settimana vogliono dare qualcosa in più, da ogni partita vogliono uscire con qualcosa in più, sono capaci all'interno dei 40 minuti di crescere, quindi lui, sono contento che anche stasera, dove ha fatto un pochino più di fatica, onestamente era molto stanco dal doppio impegno, è cresciuto nei 40 minuti. Insomma, peccato per quell'ultimo rimbalzo di Blizzard, quando la buttata sui piedi, se toccavamo quella palla lì e lui era lì vicino con quelle braccia lunghe, magari potevamo riuscire ad avere un possesso in più, però dai, avanti. Grazie, Moccio.